Gina De Cazzan, salutiamo Rosy e salutiamo anche, chi salutiamo? Basta, Lucia, Lucia. Allora, partiamo e vediamo in questo video cosa fare, come comportarti se questa persona ti dà di fatto le briciole, ti dà di fatto le briciole in amore. Allora, intanto, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella. E vediamo cosa succede se una persona ti dà le briciole in amore. Quindi, comunque, iscriviti al canale, attiva la campanella e ti ricordo inoltre di abbonarti al canale. Se vuoi dare un piccolo sostegno al canale, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati. E se vuoi fare una donazione, clicca sul tastino col dollarino. Salutiamo anche Lisa e salutiamo anche Patrizia Perotti. Ma un like, mettilo almeno un like. Allora, intanto bisogna prendere atto di un fatto, che se una persona, se un uomo o una donna, perché poi mutatis mutandis, salutiamo anche Nunz, perché potrebbe essere anche una donna, che ti dà le briciole in amore. Se qualcuno, diciamo così, ti dà le briciole in amore, significa che non è veramente interessata a te. Di questo bisognerebbe prenderne atto, perlomeno, no? Di questo bisognerebbe prenderne atto, perché, diciamo, se tu non prendi atto di questo, vuol dire che non hai una corretta visione della realtà. E invece è sempre importante avere una corretta visione della realtà. Questo credo che sia uno dei punti fondamentali, no? Perché veramente ci sono persone che non hanno neanche una corretta visione della realtà e questo ovviamente fa sì che vedono delle cose che veramente non ci sono, no? Quindi questo è il primo punto importante da prendere in considerazione. Prendi atto che non è veramente interessato a te, non è interessato più di tanto fondamentalmente, o perlomeno non è coinvolto. E sta usando le briciole, sta usando, salutiamo anche Cristina, sta usando le briciole per fare che cosa? Per un semplice fatto, per tenerti interessata, per tenerti interessato, ma non ha intenzione di impegnarsi in una relazione seria. Di questo devi prenderne atto fondamentalmente, non è interessato a impegnarsi in una relazione seria. Le briciole ti dà per tenerti agganciato, per diciamo, far sì che tu possa in qualche modo alimentare la speranza, perché noi esseri umani siamo sempre abbiamo sempre speranze. Ci sono situazioni oggettive, dice Marco, in cui una persona non può fare diversamente. No, certo, ci sono certamente situazioni oggettive. Ad esempio, una persona è già impegnata con qualcun altro, una persona sposata, e questo è oggettivamente non può fare nient'altro. Ma diciamo, potrebbero anche, sono rari secondo me i casi in cui le situazioni sono realmente oggettive, perché però il problema non è tanto questo, è il fatto che non dovremmo accettare, no, di stare con una situazione, salutiamo anche la nostra Grenettina, Green Apple. Non dovremmo stare in una situazione che non ci va bene. Il problema poi di fondo è proprio quello, no? Se una persona ti dà le briciole, ma perché magari oggettivamente non può fare diversamente, perché ad esempio è impegnato con un'altra persona, beh, tu devi prendere atto che è più collegato con quell'altra persona rispetto a te, ad esempio. Perché la favoletta, non lascio mia moglie perché ci sono i figli, non lascio mia moglie per qua, non lascio la moglie perché con la moglie ha un legame profondo che non sarà sicuramente passionale, non sarà sicuramente un legame di nessun genere, e quindi devi chiudere la relazione se a te non sta bene.
Ma l'innamoramento, e se una persona è veramente innamorata, lascia la moglie, per dire, no? O lascia il marito. Se non lascia la moglie, non lascia il marito, è perché, come dire, ha bisogno di trasgressione, no? Perché poi il discorso è sempre lo stesso, fondamentalmente. Sul tema anche Betty Cottage, il discorso è sempre lo stesso. L'essere umano ha bisogno sia di istituzione sia di trasgressione, per cui capita frequentemente che persone impegnate restano impegnate con la moglie perché la moglie o il marito, insomma il compagno stabile, va a soddisfare le esigenze istituzionali, cioè da quella sicurezza, no? Loro magari proiettandosi vedono nel tempo, diciamo, nella vecchiaia, diciamo così, stare con quella persona. Però ovviamente quella persona non ha più le capacità di soddisfare le tue esigenze trasgressive. E allora le esigenze trasgressive le vivi fuori con un'altra persona, di cui magari ti innamori, ma è un innamoramento è legato soprattutto alla trasgressione, mancano le fondamenta, perché se ci fosse veramente l'intenzione di chiudere una storia, uno la chiuderebbe. Ma al di là di questo, non è tanto quello che uno vuole fare, perché giustamente ognuno fa quello che gli pare. Il problema è di chi resta agganciato in una situazione del genere, se chi resta agganciato in una situazione del genere se non gli sta bene, perché tutto è bene quello che ci sta bene, ma quando una storia non ci sta più bene e, come dire, il tormento d'amore, diciamo così, diventa superiore alla sofferenza, bisogna avere la forza di chiudere, bisogna avere il coraggio di chiudere. D'altra parte non è che chiudere sia un qualche cosa, il mondo è pieno di pesci, diciamo, il mare è pieno di pesci e puoi trovare sicuramente una persona diversa. Allora, se ti trovi in questa situazione, intanto, prima di tutto, devi capire che non è che sei tu il problema. La persona che ti sta dando le briciole è semplicemente egoista, per dire, perché vuole tenere i piedi in due scarpe, fondamentalmente, il 90% è questo, e non sa cosa vuole. Oppure magari non vuole avere una relazione, non gli interessa avere una relazione. Anche in questo non c'è mica nessun problema. Ognuno è veramente libero di fare quello che vuole, perché uno potrebbe anche decidere di non volere una relazione, non volere una relazione stabile. D'altra parte, io credo che non esista qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato, cioè non è che c'è un tipo di relazione che è sul tema anche Betty Cottage, che è la relazione giusta e altre relazioni che sono relazioni sbagliate, ma il vero problema è che chi resta agganciato a questa situazione è una persona che si nutre di briciole. Allora subentra un fatto fondamentale, no? Subentra un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva, che venne studiato addirittura nel secolo scorso da Festinger. Cos'è la dissonanza cognitiva? È che se tu fai delle cose che vanno contro, come dire, un po' il tuo modo di essere, vanno contro un po' la tua etica, vanno contro un po' quello che tu desideri, se tu fai queste cose e comunque continui a farle, allora cosa succede? Beh, succede un punto fondamentale, succede una cosa fondamentale, che se tu continui a fare queste cose, la tua mente cambierà, perché la nostra mente si adegua al comportamento che mettiamo in atto e quindi inizierai a pensare, sì, è vero, questa persona mi ama davvero, anche se mi dà le briciole, ma mi dà le briciole perché ha dei vincoli oggettivi, però mi ama davvero. Inizia a credere a quello che non è vero, cioè inizia a credere alle favole, inizia a credere a cose che sono, come dire, farlocche fondamentalmente. E quindi il fatto di accettare una situazione non accettabile genera appunto questo meccanismo, no? Quindi prima di tutto è importante capire che non sei tu il problema, che la persona che ti sta dando le briciole è semplicemente egoista, non sa quello che vuole, esatto, non vedi più la realtà, o perlomeno vedi una nuova realtà, vedi una realtà farlocca, vedi una realtà fasulla, vedi una realtà che non fa quello che vuole. Ma non è che bisogna mettere alla prova, cioè, il problema, se una persona ti dà le briciole, devi chiudere, cioè, se a te non stanno bene queste briciole, devi dirgli, sai che c'è, arrivederci, grazie, punto. Bisogna avere la forza di chiudere. Una volta che hai capito questo, inizia a prendere decisioni per te stesso. Se scegli di tollerare le briciole, non ti devi lamentare, salutiamo Crazy Roby.
Se tu scegli di tollerare le briciole o di accettare le briciole, allora non devi, come dire, non devi lamentarti poi. Ma se tu scegli di non tollerare le briciole, perché tollerare le briciole probabilmente ti porterà soltanto dolore e frustrazione, ma invece puoi scegliere di allontanarti e dire: guarda, sai che c'è, io vado a cercarmi un altro e ti do ancora meno delle briciole che tu dai a me, ma vado con altre persone, mi allontano e cerco qualcuno che mi dia quello che voglio, perché fondamentalmente noi dobbiamo avere un target, no? Ripeto, dobbiamo avere un target. Se riteniamo di non ricevere sufficienti attenzioni dalla persona, se riteniamo di non ricevere, perché tutto è relativo in base a quello che vogliamo noi. Se una persona ritiene di non ricevere sufficienti attenzioni dalla persona che, con la quale interagisce, l'unica cosa da fare è allontanarsi e vedere cosa fa l'altra persona. Allontanarsi e nel frattempo cercare qualcuno che ti vada bene. E comunque non dare esclusiva, non dare niente. Quindi questo è il punto fondamentale. Questo è il punto fondamentale. Ma capisco che può essere, che non può essere una scelta facile, ma noi spesso ci illudiamo di volere una persona, ma perché ci accaniamo? Questa è la vera esigenza, cioè noi dobbiamo fare degli atti di coraggio. Uno dice, non è? Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, fare una piccola donazione al canale, se volete fare una piccola donazione al canale per dare un sostegno, quello che volete, insomma, una piccola donazione, oppure potete abbonarvi al canale andando nella home page, cliccando sul tastino abbonati. Per fare la donazione basta che cliccate sul tastino col dollarino. E ovviamente mettete un like, il like quello è totalmente gratuito. Salutiamo anche Roxy Rosa. Sarà difficile lasciare una persona del quale sei coinvolto, ma dovete imparare a vedere le cose al contrario, perché noi dobbiamo agire per l'inverso. E qual è l'inverso? Non è vero che tu non la lasci perché la ami, ma è vero che la ami perché non la lasci. Pensate un po', come bisogna invertire le cose. Non è vero, sturatevi le orecchie, non è vero che tu non la lasci perché la ami, ma è vero che la ami perché non la lasci. Pensate un po', è esattamente il contrario. Non è vero che tu non la lasci perché la ami, ma è vero che tu la lasci, non la lasci, sì, ma è vero che tu la ami perché non la lasci. Quindi questo è il concetto di fondo, perché se tu la lasciassi, allora vedresti le cose diversamente. Intanto faresti un atto di coraggio e faresti un qualcosa di diverso. Tra l'altro, poi è ovvio che le persone che danno le briciole fondamentalmente, tra l'altro, grazie Patrizia, ringraziamo Patrizia, le persone che danno le briciole di solito ti creano confusione, no? Perché ti danno segnali contrastanti, no? Le persone che ti danno le briciole ti dicono a voce che sono interessate a te, ma poi si comportano come se tu non fossi abbastanza importante, no? È ovvio che noi dobbiamo renderci conto di questa cosa. Salutiamo Betty Kotic. Che ci dice Betty Kotic? Fa la faccina. Quindi questo è il primo punto importante da prendere in considerazione, no? È il primo punto importante da prendere in considerazione. Se la persona, come dire, quando tu ti allontani, comunque non cambi idea, le possibilità sono: puoi scegliere di continuare a sperare che questa persona cambi idea, ma questo è un grosso rischio fondamentalmente, no? Perché se tu continui a sperare, scegli di sperare che la persona cambi idea, come dire, chi vive sperando muore cagando fondamentalmente. Il concetto è un po' quello, no? Quindi sperare
che una persona cambi idea è veramente rischioso. E quindi teniamo presente che far innamorare una persona, far innamorare realmente una persona che magari è un'altra, o comunque una persona difficile, è fondamentalmente non è un'impresa facile, però diciamo dobbiamo, non è un'impresa facile, però dobbiamo imparare a mettere in atto alcune strategie. Ringraziamo anche Gina De Cazzan, grazie Gina. Dobbiamo imparare a mettere in atto alcune strategie. Innanzitutto è importante capire qual è il vincolo, no? Perché i vincoli possono essere molto diversi. Allora, è ovvio che se il vincolo è che c'è un'altra persona, io diciamo me la vivrei solo come una trasgressione una volta ogni tanto, oppure ciccia, perché tenete presente che un uomo, una donna, se sono sposati, è difficile che lasciano la moglie o il marito. Certo, ci sono quelli che lasciano la moglie e il marito, ovviamente i divorzi ci sono, ma non avvengono quasi mai per l'amante. Cioè l'amante è la versione trasgressiva, non avvengono quasi mai per l'amante. Bisogna capire, diciamo, alcune cose che... Quindi, invece, se la persona è una persona, tra virgolette, difficile, ti dà le briciole perché quello è il suo stile di vita, preferisce stare da solo, lì dipende probabilmente da una visione della vita diversa dalla tua. Allora, lì non c'è un qualcosa. Noi dobbiamo scegliere una persona che per almeno al 70%, perché poi, come dire, se uno si è strutturato una modalità di vivere in un certo modo, certo che può anche cambiare vita. Cadendo, diciamo, di cavallo sulla via di Damasco, anche Paolo di Tarso, no? Che prima era, come possiamo dire, un uccisore di cristiani, è diventato l'autore del cristianesimo. Quindi tutto è possibile. Non sto dicendo che non sia possibile, però ovviamente è molto difficile. Ovviamente è molto difficile. Ovviamente è molto difficile. E devi comunque capire che riuscire a conquistare una persona che ha una visione della vita completamente diversa dalla tua non è comunque facile, non è una persona. Quindi, ecco, quello che pensano le persone, se una persona si innamora, è una cazzata, perché l'innamoramento è un fatto logico-razionale, ma le motivazioni, l'innamoramento è un fatto emozionale, ma le motivazioni sono logiche. Certo, le persone emotive, ecco, e qua viene fuori una cosa fondamentale, dovresti capire che persona hai davanti. Questo è un punto fondamentale, no? Perché devi capire che persona hai davanti, perché se davanti hai una persona emotiva, è probabile... E per capire se una persona è emotiva e per logica, ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Massimo Taramasco, fare l'abbonamento base, dove potrete seguirmi in seminario, dove sviscero via via gli imprinting e tutto. Se hai a che fare con una persona emotiva, fortemente emotiva, potrebbe lasciare se innamorata. Perché tra l'altro le persone emotive hanno anche un metaprogramma che si chiama metaprogramma verso, no? Il metaprogramma verso è un metaprogramma della PNL che dice che le persone emotive sono spinte a provare nuove emozioni, difficilmente tornano indietro. Quindi una persona emotiva, un uomo o una donna emotiva, quando si innamora, tra virgolette, di un'altra, è disposta magari anche a lasciare la moglie, a chiudere una relazione e andare verso la persona che gli dà nuove emozioni. Ma se ha a che fare con una persona iperlogica, le persone iperlogiche hanno un imprinting intanto completamente diverso, ma poi hanno anche un metaprogramma che si chiama metaprogramma via da. Che cos'è il metaprogramma via da? Il metaprogramma via da è che lui lascerà la moglie soltanto se la situazione con la moglie diventasse insopportabile, se non esistesse più la motivazione per il quale si è sposato. Ma fin tanto che la relazione con la moglie non diventa insopportabile, fin tanto che resta sempre una motivazione sostenibile,
Tenete presente che poi le persone iperlogiche sono spesso condizionate dalla famiglia, no? Per cui è difficile che la famiglia gli dica ma dai, ma sì, ma lasciala pure, ma che ti frega, ma non è più facile che la famiglia dica beh no, dai, te la sei sposata, ci hai fatto due figli, oppure adesso te la tieni, insomma, magari fagli pure le corna, ma tienta. E questo è il dato di fatto, no? Quindi, allora, ovviamente, quindi, una volta che hai capito le sue caratteristiche, se sai che è una persona iperlogica questa, è difficile, molto difficile che cambi sia il suo stile di vita, perché se sei consolidato stile di vita, le persone iperlogiche lavorano per motivazioni, non per emozioni. Quindi se hanno una motivazione sostenibile a mantenere il suo stile di vita, per dire uno stile di vita in cui non vogliono altre relazioni, questa è un punto fondamentale. Ma la vera essenza della cosa è avere una corretta visione della realtà. Perché uno non può credere che ci sia amore da parte di una persona che comunque sta con un altro. Non c'è amore. Cioè, ecco, la dissonanza cognitiva è quella di credere che una persona ti ami, quando in realtà non ti ama. Punto. Cioè, non ti ama. Perché l'amore è un qualcosa di completo, no? L'amore prevede tre componenti, fondamentalmente. Prevede la passione. Prevede l'intimità non emozionale con una persona e prevede l'impegno. Se non ci sono queste tre componenti, chiamiamolo diversamente, chiamiamolo come volete, chiamiamolo infatuazione. Certo, una persona può essere infatuata, ma l'infatuazione non è amore. L'infatuazione è qualcosa di diverso. E poi, ripeto, le persone iperlogiche, soprattutto le persone iperlogiche, lavorano per motivazione. Se non hanno veramente una motivazione sostenibile a fare una scelta, non la fanno. Cioè si vivono la trasgressione, no? Ma d'altra parte, alle persone iperlogiche, viversi la trasgressione fa bene. Tra l'altro, viversi la trasgressione li tiene ancora più legati alla relazione primaria. Perché, è come dire, se loro si vivono la trasgressione, paradossalmente, per stimolare una persona iperlogica a fare un cambiamento, devi togliergli il canale trasgressivo. Devi togliergli il canale trasgressivo. E questo è un punto fondamentale, no? Perché se tu gli permetti di vivere la trasgressione, li farai, le persone iperlogiche percepiscono il mondo anche per senso di colpa, fondamentalmente, no? E quindi, vivendosi la trasgressione, percepiranno anche un po' di senso di colpa verso il compagno primario, la compagna primaria, e questo li legherà ancora di più. Li legherà ancora di più, saranno ancora più gentili, saranno ancora più attenti, perché poi diranno, ma in fondo è un buon uomo, in fondo è una buona donna, sono io che sono cattivo, che lo faccio soffrire, che vado a trasgredire in giro. Per cui, in realtà, il senso di colpa lo legherà ancora di più. E questo è un dato di fatto, no? Che devi in qualche modo, bisogna in qualche modo rendersene conto. Poi una persona può anche non rendersene conto e decidere, ognuno fa quello che... L'importante sarebbe viversi la trasgressione, punto e basta. Ovviamente, se hai a che fare con una persona difficile, ripeto, devi capire perché la persona è difficile. Intanto capire la sua personalità emotiva e iperlogica. Sarebbe importante capire anche il tipo di imprinting che ha vissuto, se ha vissuto un imprinting legato più a una conflittualità materna. Grazie Green Apple, esatto. Per capire bene l'imprinting potete iscrivervi al seminario base sul canale Massimo Taramasco, e con l'abbonamento base potrete raggiungere dei risultati. Comunque, capire il tipo di imprinting della persona è un punto fondamentale. Tra l'altro c'è questa sera il seminario, chi volesse partecipare al seminario può andare sul canale Massimo Taramasco e scegliere l'abbonamento base e partecipare stasera al seminario, 18:45, poi comunque restano. Quindi una volta che tu hai capito le motivazioni dell'altra persona, non devi aspettarti che si innamori di te,
Perché se l'altra persona è iperlogica e ha delle motivazioni a stare con la moglie, non deve aspettarti che si innamori di te. Potrà vivere un'infatuazione, certo, ma l'infatuazione non è amore. Se tu poi arriverai a generalizzare e a confondere l'infatuazione con l'amore, te lo piglierai in quel posto. Quindi l'unica cosa è dargli esattamente la stessa cosa, ma andando anche con altre persone. Quindi bisogna, se tu hai una relazione con una persona impegnata, devi sentirti fondamentalmente single e iniziare a distrarti, a dare altre emozioni alla tua sfera emotiva. La cosa importante è imparare, iniziare a dare nuove emozioni alla sfera emotiva, perché tanto la sfera emotiva, questo è un qualcosa che dovreste capirlo, non gli interessa di Pink o di Pallo o di uno o dell'altro. Cioè la nostra parte emotiva non è interessata a chi ci dà le emozioni. Io la parte emotiva posso ricevere le emozioni da Francesca, da Maria, da Giovanna, non importa la parte emotiva che gli dà emozione, la parte emotiva è neutra, no? E non fa neanche sovracostrutti, è la parte logica che dice ma magari Maria è meglio di Francesca perché bla bla bla, ma la parte emotiva non interessa niente, la parte emotiva riceve le emozioni da chiunque, potrebbe anche ricevere le emozioni da un lavoro, da un mancato lavoro, potrebbe anche ricevere le emozioni da qualunque situazione. Quindi tu inizia a somministrare altre emozioni, perché diventa quasi un discorso energetico, no? Cioè se la persona che non ti sta facendo vivere bene ti sta dando un certo tipo di emozioni, delle emozioni fondamentalmente, supponiamo di valore 50, perché tu hai bisogno di un valore 50 di emozioni, tu puoi andartela a prendere da qualche altra parte. Non è che devi prendere per forza da quella persona, e se te ne prendi da qualche altra parte, alla parte emotiva va bene uguale, quindi andrai a diminuire il potenziale della persona con la quale sei legato, perché inizialmente se quella persona lì ti dà emozioni 50, vuol dire che avrà un potenziale 50 nei tuoi confronti, ma se tu le emozioni te le vai a prendere da un'altra parte, andrai subito ad abbattere il potenziale dell'altra persona. Quindi se altre 25 emozioni te le prenderai dall'esterno, quella persona lì passerà da potenziale 50 a potenziale 25. Se poi incrementerai, è come il gas, no? Avete presente, no? il gas che noi compravamo dalla Russia, se noi non lo compriamo più dalla Russia il gas, cioè alla fine, cari ragazzi, a voi che cazzo ve ne frega se il gas con cui, a parte il costo, ma mettiamo a parità di costo, se voi quando accendete il termosifone vi interessa sapere se quel gas proviene dalla Russia, proviene dall'Algeria o proviene, che ne so, dalla Norvegia, che cazzo ve ne frega? A voi basta che quando accendete il termosifone vi arrivi il caldo, E che la bolletta sia più o meno uguale, e quello vi interessa. Poi non vi interessa se quel gas lì proviene dalla Russia, proviene dalla Francia, proviene dall'Algeria, dal Marocco o dal Qatar, per dire, no? Non ve ne frega assolutamente nulla. Allora, quel gas lì sono le emozioni. Sono le emozioni. Come dire, se la Russia è Francesca, ma poi le emozioni io le prendo dal Marocco, che è Giovanna, a me va bene, o dall'Algeria, che è Giuseppina, a me va bene uguale. Basta che, come dire, non mi rompano i coglioni, cioè il costo sia uguale e il caldo sia uguale. E alla fine non me ne frega assolutamente nulla. La caldaia deve essere buona, ma era per dire che alla nostra parte emotiva non è che interessa da dove proviene il gas, cioè da dove provengono le emozioni, possono provenire da qualunque parte, va bene tutto, no? Va bene tutto, l'importante è che ci sia il gas, perché se il gas non c'è, il problema è che se il gas non ti arriva, allora tu hai freddo, e allora inizierai, o se soltanto la Russia ti può dare il gas, tu sarai vinculato mani e piedi dalla Russia, e questo è un punto importante, no? È ovvio che ognuno poi decide di fare quello che vuole, no? Come dire, siamo tutti maggiorenni e vaccinati, uno può anche decidere di stare al freddo, per dire, no? Se sta al freddo penserà sempre a come stavo bene quando avevo quel tiepidino che mi dava il gas della Russia, adesso mi tocca stare al freddo, no?
E invece l'altro, più furbo, va a prendersi le emozioni da altre parti e quindi, come dire, non gliene fotte niente da dove proviene. Quindi, comunque, poi bisogna anche avere un approccio verso la vita indipendente, no? Bisogna essere indipendenti anche affettivamente, quindi non avere un unico fornitore di gas, fondamentalmente. Eventualmente, se un fornitore di gas è difettoso, scegliere altri fornitori di gas, tra virgolette, altri fornitori di emozioni, altri erogatori di emozioni, che non potrebbero anche essere delle situazioni, eccetera. Sono mille modi. E poi bisogna imparare anche a essere divertenti e positivi, insomma. Poi la vita va vissuta un po' come un gioco, no? Non va vissuta come un problema. Se vivi la vita come un problema, diventerà tutto un caos, tutto un problema. Quindi, ovviamente non esiste una formula magica, però è importante, diciamo, dare amore fondamentalmente a se stessi. E nelle altre persone, nei confronti dell'altra persona, non devi essere troppo insistente, perché se sei insistente non ottieni niente. Se gli dai l'impressione di essere disperata o disperato, lo allontanerai. Non devi essere appiccicosa. Se dai l'impressione di essere appiccicosa, lo allontanerai. Più lasci spazio, più ti fai i cazzi tuoi, più le persone arrivano. Più sei appiccicosa, più stai lì col fiato sul collo, più se ne vanno. Non devi essere bisognoso o bisognosa. Devi mostrare intanto in primis a te stessa e poi anche agli altri che sei una persona forte, che sei una persona indipendente. E non bisogna neanche essere troppo critici nei confronti di se stessi o nei confronti degli altri, no? Perché se tu sei critica e stai a lamentarti, perché il vero problema delle persone è che si lamentano ma non cambiano. E questo è, uno dice, ma sei un coglione. Stai a lamentarti ma non cambi, e quello è il tuo problema. Quindi nel momento in cui non bisogna mai lamentarsi, ma bisogna agire. Salutiamo anche la Nespola, salutiamo Tug. Non bisogna mai lamentarsi, ma bisogna agire. Invece la maggior parte delle persone sta nella situazione di merda, si mangia le briciole, si lamenta, ma non fa niente per cambiare, non cambia. Ripeto, alla parte emotiva non gliene frega un cazzo da dove proviene il gas inteso come emozioni, ma mettetevi nei panni, a voi, quando accendete il riscaldamento, come dicevo prima, vi interessa sapere da dove proviene il gas? Basta che scaldi. E la parte emotiva è così, basta che la parte emotiva riceve emozioni, poi che provengano dalla Russia, dall'Algeria, dalla Tunisia, non interessa. Quindi, però non devi essere troppo critica nei confronti di te stesso o di te stessa e iniziare a dire, ma se non trovo questa persona, ma come faccio? Ma se questa persona non è tanto disponibile, ma come posso? E allora quello diventa il tuo problema. Devi mostrare che sei una persona che non insiste, che non è appiccicosa, che non è bisognosa e che non si lamenta. E se seguirai questi consigli, aumenterai enormemente le possibilità di trasformare le cose. Riuscirai veramente a fare qualcosa di importante. Poi io ti suggerisco anche di utilizzare il rinforzo intermittente. Salutiamo anche Fabi Nunz. Ti suggerisco anche di utilizzare il rinforzo intermittente, perché il rinforzo intermittente, tutto sommato, è una tecnica di condizionamento che può generare, diciamo, anche una contromanipolazione, perché di fatto tu in qualche modo sei stata manipolato. Nel frattempo ricordo a tutti di mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like che non costa nulla, e se volete fare una piccola donazione al canale potete farla cliccando sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi potrete tranquillamente abbonarvi. Tra l'altro ricordo che sul canale Massimo Teramasco, come ci ricordava la nostra Green Apple prima, l'altro canale Massimo Teramasco, questa sera ci sarà il seminario ore 18:45, dove imparerete a riconoscere l'imprint, imparerete tante cose che possono darvi una visione diversa del mondo e, secondo me, migliorare, insomma, le vostre relazioni. Chi fosse interessato o interessata, basta che va sul canale Massimo Teramasco e può, diciamo, tra virgolette, seguire il corso già da stasera, che sarà comunque tutti i lunedì e giovedì.
Allora, quindi il rinforzo intermittente, io con le persone difficili, con le persone lo utilizzerei. È semplicemente una tecnica di condizionamento operante che utilizza l'alternanza del rinforzo positivo con quella del rinforzo negativo per aumentare la probabilità che un comportamento si ripeta. Ad esempio, nel caso di una persona che tende a ignorare, che tende a essere distaccata, il rinforzo intermittente può essere utilizzato per aumentare la sua attenzione e il suo interesse nei tuoi confronti. E puoi utilizzare questa tecnica, per utilizzare, diciamo, meglio questa tecnica, devi prima identificare ovviamente il comportamento che vuoi rinforzare. In questo caso, ad esempio, il comportamento desiderato è l'attenzione da parte di quella persona. Una volta che hai identificato il comportamento, devi iniziare a rinforzarlo, ma in modo intermittente. In modo intermittente cosa vuol dire? Che ogni tanto, quando metti in atto quel comportamento, ti gratifico e ogni tanto non ti gratifico. L'assenza di gratificazione è vista come una penalizzazione. Poi ci sono due tipi, come ho già detto, di rinforzo intermittente. Quello di rinforzo intermittente a rapporto fisso, in cui il rinforzo viene fornito dopo un numero fisso di risposte positive. Ad esempio, potresti decidere di rinforzare l'attenzione dell'uomo dopo che ha fatto 3 volte una cosa che ti va bene. Ma quello che funziona meglio è il rinforzo intermittente a rapporto variabile, che nel rinforzo intermittente a rapporto variabile il rinforzo viene fornito dopo un numero variabile di risposte positive. Ad esempio, per dire, ogni tanto magari appena fa qualcosa che ti va bene lo rinforzi, lo gratifichi, poi per 2 o 3 volte non lo gratifichi più, poi magari lo gratifichi 2 volte di fila. Ecco, questo rinforzo intermittente, che può essere, non so, ti risponde al messaggio o non ti risponde al messaggio, ti do attenzioni o non ti do attenzioni, ti faccio dei complimenti o non te li faccio, sono disponibile o non sono disponibile, sono tutte cose che rappresentano delle cose che possono essere un rinforzo intermittente. Questo genererà un'ossessione, perché poi, questo è stato studiato, tende a generare un'ossessione. È un bias cognitivo, fondamentalmente. Ci sono anche tanti altri bias cognitivi di cui parlo nei seminari, per cui che fosse interessato ad apprendere, diciamo, un po' i bias cognitivi, un po' le cose fondamentali, può seguirmi sul seminario, diciamo, sul canale Massimo Taramasco, partecipare al seminario, otterrà sicuramente dei risultati molto importanti. Bene, comunque per questo video è tutto, provate per credere, la cosa fondamentale è quella di trovare però la nostra forza interiore, soltanto se abbiamo della forza interiore riusciamo a raggiungere dei risultati, e tenendo presente che questi funzionano sia con gli iperlogici che con gli emotivi. Ultimamente io credo, allora, la cosa interessante, no, per rispondere al Crazy Robby, che noi possiamo diventare iperlogici anche successivamente, no? Possiamo diventare iperlogici anche dopo aver vissuto, anche, non dico da adulti, ma anche da adolescenti. Quindi ultimamente credo che la percentuale di iperlogici sia molto molto forte, perché si diventa iperlogici quando, diciamo, si soffre a causa delle emozioni, no? Soprattutto a causa del genitore conflittuale, quando il genitore conflittuale ha una polarità simile alla nostra, no? Cioè, quando il genitore conflittuale ha una polarità simile alla nostra, si tende poi a diventare iperlogici. Ma però alle volte non è soltanto il genitore conflittuale, ma potrebbe essere anche un caregiver, perché teniamo presente che è molto importante anche il caregiver, che ha delle situazioni, diciamo, che ci fa diventare comunque iperlogici, cioè un duplicato del genitore, fondamentalmente. Quindi gli iperlogici sono parecchi. Gli iperlogici sono parecchi, e questo è interessante. Io credo che, dovendo io dare una percentuale, direi 70-30, 70-30 direi, però è una mia idea, non è detto che sia corretto. Bene, comunque, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video, E abbonatevi al canale. Vi ricordo che sul canale potete abbonarvi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati.
che si trova vicino al tastino iscriviti.